Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Yeah. E benvenuti, incredibile, in questo incredibile primo episodio di 4 chiacchiere in padella. E non vi rendete conto di quanto sono carino? Io sono il vostro scheletro, e non mi posso muovere tanto perché mi cascano i capelli e il vestito. Hai visto? Ecco, sono felice. E benvenuti in questo incredibile episodio di 4 chiacchiere in padella, dove parleremo di One Piece Red. Oh, e io vi ho fatto il cosplay, anzi il crossplay. Vabbè, insomma, una cosa incredibile. Ho fatto il cosplay di Uta con i miei capelli incredibili. Tanto sono carini. Capelli rossi, guarda, siamo uguali. Guarda, due gocce d'acqua. Ecco, e c'ho il vestitino che non mi si staccava. Siamo low budget, ok? È un miracolo che il cameraman. Salutiamo il cameraman. Ecco, salutiamo il cameraman. E dov'è Sus? Semplice, Sus, ve lo faccio vedere. Siete pronti a vedere Sus? Che anche lui è con un costume fichissimo. Perché vedere Sus, è vero? E anche Sus ha preso un grandissimo travestimento. Perché in questo incredibile format a ogni episodio prenderemo un costume che ha il tema del giorno di oggi. Prendiamo il costume di Uta. Guarda quanto è carina Uta, mamma mia, Uta è incredibile. Siete pronti a vedere su Streduno? Salve a tutti ragazzi, io sono Sus Rufy. Allora, cioè, ditemi voi un canale di YouTube che fin da subito mette questo budget incredibile. Ma chi? Tra l'altro mi si sta per staccare il vestito. Dobbiamo comprare uno scotch migliore, cameraman. Vai dal ferramenta dopo, maledetto cameraman. Guarda quanto siamo carini. Guarda. Rufy e Uta. Siamo bellissimi. Mamma mia. E non posso fare troppi movimenti. Quindi se mi vedete un po' più paralitico del solito. È che se faccio troppi movimenti mi si stacca il vestito. E mi roderebbe il culo. Perché l'altra volta mi è caduto le cose. Guarda quanto è carino. Tanto non vorrei dire niente. Insomma, noi cerchiamo di essere un canale educato e per bene. Però, insomma... non inquadrarti male però, perché insomma sta, qual è il problema? Insomma è un po' ambiguo questo coso, ecco. Insomma sta è grande e duro. Cosa Sus? Il mio gammu Sus. Ah vabbè, ok, pensavo dicesse il cazzo. Meno male. Comunque basta fare queste gag del cazzo e dobbiamo passare al contenuto incredibile di questo video. Quindi cosa faremo in questo film? Ve l'abbiamo detto, chiacchierata tranquillamente. Quindi adesso parleremo un pochino di questo film Red. E poi vi diremo cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto. Se volete scrivere nei commenti qui sotto cosa ne pensate del film, ci fa piacere. Se no, che cazzo, non lo fate, che mica vi costringiamo. Però sus. E in caso, ecco, vi minaccio con il mio grande pugno. Succhiate, ecco, basta. Sus, basta dire succhiare. Che poi è abbastanza ambiguo che... dice succhiate, io sono vestito da Uta, però non facciamo battute. Comunque, eccoci qua. Allora, parliamo un attimo di questo film. Che cos'è il Red? Vabbè, insomma, One Piece Red, penso lo sappiate, è l'ultimo film appena uscito del franchise di One Piece, incredibile, che è stato sponsorizzato in maniera incredibile. Tutti avevano un hype assurdo per questo incredibile film. E mi muovono, guarda come mi si muovono i capelli in maniera sexy. Garnier. Scusate. E quindi c'era tanta gente che va per questo film, perché nella locandina c'era Shanks. E me coglioni, scusate il termine. Insomma, Shanks è un personaggio che i fan di One Piece vogliono sapere di più, da una miriade di anima Oda. È come le bricioline, da briciolino ogni tanto, e tutti sono curiosi. Anch'io voglio sapere di più di Shanks, maledetto uomo. Ecco, no, sus. Vabbè, insomma, è un personaggio che non esiste, quindi possiamo dirgli maledetto. Maledetto pirata rosso, torna alla marina, maledetto uomo. Comunque, e che è successo? Il film è uscito e al botteghino è andato benissimo. Infatti volevamo farvelo leggere e vabbè, ve lo facciamo leggere tra poco, perché noi ci prepariamo questi incredibili PDF. Eccoci qua. Dicevamo, allora, quindi questo film è incassato benissimo, però quando è uscito poi in Giappone, è uscito prima questo, è uscito questo film incredibile, la critica l'ha un pochino distrutto. Infatti erano arrivati un sacco di punteggi di 1 su 10, però sus. E evidentemente queste persone non gli è piaciuto il film, mannaggia a loro. E quindi la gente ha cominciato, ah, ma come? È il film più hypato di questo anno, incredibile, One Piece, E però, insomma, la gente ha cominciato ad avere dei dubbi incredibili su queste cose. Poi il film è uscito anche in altre parti del mondo, e recentemente anche in questo paese incredibile dove siamo noi, cioè... Non voglio fare una battuta, non mi è venuta. È uscito anche nel nostro territorio incredibile, dove abbiamo lo stage incredibile.
poi ovviamente è uscito anche nelle altre parti del mondo e la gente ha visto, ah, ma perché quelli hanno messo uno, da una, il voto da 1 a 10? Semplice, perché per molte persone questo film era solamente una immensa marchetta, e muovo i capelli per farvi capire che è una marchetta, ah, Uta! Una grandissima marchetta Uta, però non il personaggio in sé, ma le canzoni che canta. Quindi questo film, per molte persone, è stato un'incredibile marchetta alle canzoni di Uta, alla cantante che non ci ricordiamo il nome, ve lo diciamo subito, dopo lo leggiamo, però insomma, queste lingue orientali incredibili, insomma, appena ne parliamo una, quindi, Verosus. Vabbè, insomma, la cantante è giappa che doppia Uta, circa. Ci siamo capiti. Ecco, appunto. E quindi molti l'hanno presa come una marchetta incredibile nei, loro, nei suoi confronti. Perché effettivamente il film, com'è il film? Ecco, fateci una domanda. Com'è il film? Insomma, per carità, non, okay, non siamo i migliori, insomma, il top fan di One Piece. Insomma, apprezziamo One Piece perché, insomma, lo seguivamo nel Godoverse, One Piece. Insomma, noi abbiamo conosciuto anche Oda. Wow, salutiamo Oda, incredibile, che ci conosce. E infatti, vabbè, lo possiamo dire, Brooke di One Piece è palesemente uno scheletro che prende iniziative e copia il vostro caro scheletro qui, palesemente, quando fa al cazzo, insomma, come ti permetti, scheletro? Io sono l'unico vero scheletro. Comunque, Sus, perché ridi? Perché mi fanno ridere questi tentativi di copiare sua maestà, cattivi. Ecco, bravo Sus, che specifica. Guardate quanto è carino Sus con... Ah, ma Sus, che cos'è quell'affare che hai vicino? Quando c'ho fame mangio la carne. Ma è cruda! Mi piace al dente la carne. Ah, vabbè, insomma, vabbè. Mannaggia questi sussi incredibili. E quindi, diceva, è piaciuto il film? Beh, sì, ripeto. Ci aspettavamo di più. Ecco, possiamo dirlo chiaramente, ci aspettavamo di più. Soprattutto perché il film è come... vabbè, insomma, se vediamo le parti del film, prima parte e seconda parte, effettivamente a noi è piaciuta molto più la prima parte che la seconda. E fa un po' ridere, perché nella seconda è dove c'è il combattimento incredibile contro... Insomma, vabbè. Spoiler, se qualcuno non ha visto il film, comunque il nemico finale è Uta con tot musica che la possiede, cose spoiler. Tra l'altro di quello poi ne parleremo troppo. E c'è tutto il combattimento fichissimo nelle due parti, no? Nel mondo reale e nel mondo di Uta, che è il mondo un po', insomma, che viene creato tramite il frutto incredibile di Uta. Mannaggia Uta, birbante e canta Uta, insomma, birbante e Uta, insomma, ci siamo capiti. Ma quanto è carino il mio vestitino, perché indossa queste felpe incredibili che poi assomigliano a quelle di Vegapunk, però insomma ne parliamo. Comunque, insomma, ripeto, non è una recensione questa, non è un'analisi, è una chiacchierata, insomma, vediamo qualche cosa che ci piace. Questo canale vogliamo portare un po' così, un po' di intrattenimento spiccio. Vi piace, se non vi piace, non ci guardate, che vi dobbiamo fare? Verosus! Guardatevi qualche altra cosa, che volete? Bravo, su scritto specifico. E quindi che è successo? Praticamente parliamo un attimo della trama del film, insomma, lo so, non, è un discorso che abbiamo iniziato vari punti e non li abbiamo finiti, però insomma è anche il nostro primo episodio, insomma, apprezzate l'apprezzabile, altrimenti off, vabbè, no, stavo dicendo. Comunque, quindi praticamente questo film incredibile come inizia? Inizia con un incredibile, la ciurma del nostro cappello di paglia, che abbiamo una diapositiva, vedete com'è il cappello di paglia? Non lo posso toccare perché altrimenti cade, è attaccato un po' male quel cappello, vero Sus? Insomma, non è meglio che non lo tocca, è bravo Sus. E quindi siamo, e dove vanno? Vanno all'incredibile isola di Eleggia, che è l'isola della musica. E quindi è lì, vabbè, vanno lì per il concerto incredibile, perché c'è questa Uta, che però, giustamente Rufy, che ha la memoria più o meno di un criceto, a cui è stato levato un pezzettino di cervello, e non si ricorda chi è Uta, perché giustamente c'è un ricordo incredibile, che parleremo tra poco di Rufy. Quindi arrivano là, c'è il concerto, Uta canta questa canzone incredibile che ha venduto una marea di dischi, ed è il motivo per il quale questo film è stato creditato, perché è come una marchetta incredibile. Cioè, dopo che ha cantato, finalmente Rufy e il buon incredibile Uta e Rufy si incontrano, e Rufy dice, ah, questa è la figlia di Shanks, e tutti, ecco, mi sta venendo un attacco di ansia, mi è quasi venuto un attacco di cuore, non lo devo fare mai più, i polmoni del vostro scheletro sono volati dalla bocca, scusate, mi piace muovere i capelli, e qui tutti dicono, oh mio Dio, Shanks Tomusume, avete visto come parlo giapponese, annaggia. Tra l'altro, con lo schermo nero si vedono quanto sono belli i miei colori. Guardate che carino, Sus. Sì, perché oggi è nuvoloso, se non si è capito. Sta per venire giù un diluvio. Abbiamo pure la muffa nello stage, che non vi possiamo far vedere. E quindi non si vede un cazzo. E abbiamo le luci accese. Ragazzi, è uno stage un po' così. Cameraman, devi fare meglio il tuo lavoro. Come no? Perché hai la faccia triste, Cameraman? Sei preoccupato che questo video andrà di merda? Vabbè, intanto... stai tranquillo. Stai tranquillo, Cameraman.
No, intanto noi non abbiamo una reputazione da perdere, in caso ce l'hai tu la reputazione. No, è inutile che dici così, in caso ti sputtano a te, coglione. Comunque, accendiamo di nuovo lo stage. Ah, io ho battuto la testa, porco. Bestemmia, no bestemmia, vero sus. Le bestemmie sono rimaste nel Godovers. Ecco, bravo sus. Mi sono fatto male, mannaggia. Comunque, e mi sono perso, mannaggia. Poi si incontrano, c'è questa rivelazione che tra l'altro mi fa ridere, perché per vedere questo film... Scusate, Covid, no, scherzo. Tanto mi fa ridere che per capire questo film bisognerebbe vedere tipo dei 4 OAV erano usciti prima del film Red, dove ti fanno vedere questo incredibile flashback dove c'è Rufy e Uta da piccolini che si incontrano con Shanks e giocano. Ah, Rufy che vuole entrare nella ciurma di Shanks, Shanks che non lo vuole, Uta che lo prende in giro. Si vedevano questi, appunto, questi OAV consigliati, appunto, l'amicizia tra il piccolo Rufy e la piccola Uta, e con Rufy che vuole entrare nella ciurma di Shanks e Shanks dice no, non puoi. Insomma, per farla molto breve, alla fine che succede? Loro partono all'avventura, dicono che tornano e Uta non c'è più. E questa cosa è importante perché lo scoprirete poi nella parte finale del film. Che succede? Quando dopo questa rivelazione Uta fa questa... Insomma, comincia di nuovo a cantare, viene attaccata dai pirati incredibili, poi... Vabbè, tagliamo un pochino perché altrimenti non vogliamo che questi video vengano un po' di 20 minuti di video, quindi vogliamo fare... praticamente, spoiler, Uta comincia a catturare gente, attaccarle con delle... così... con delle corde incredibili musicali, no, delle corde musicali, delle note musicali, non corde, mannaggia, che non c'ho a parlare, su, sono agitato. Beh, insomma, sta andando meglio dell'altra volta, quindi forza. Tu sei poco partecipe oggi. La trama la sa lei, io faccio qualche battuta ogni tanto. Ah, vabbè, bravo, su, scherzo, aspetta. Quindi, spoiler, si scopre che in realtà Uta Uta, la signorina Uta non è proprio una bravissima ragazza, mannaggia a Uta. E quindi che succede? E quindi Uta comincia a dire, ah, Rufy, smetti di fare, non vuoi diventare re dei pirati, lascia perdere, qui tutti sono felici e contenti. E questa cosa la capisci solo andando avanti, perché scopri che in realtà, questo spoiler, lo diciamo tante volte, questa isola dove loro sono presenti e stanno chiacchierando con Uta in realtà non esiste, è un sogno. Circa, è un mondo a sé, è come una realtà che non è la vera realtà. E dipende dal frutto di Uta, che non mi ricordo, è creato dal frutto di Uta, che crea questa dimensione alternativa dove la gente ci rimane. E cosa fa questa furbetta per farci rimanere? Usa i funghi per non svegliarsi, quindi se lei non si sveglia la gente non esce, più o meno. Insomma, apprezzate questa cosa, insomma, avete capito, insomma, ripeto... è una chiacchierata, insomma, è come se fossimo al bar, dopo 2-3 birre, è normale che la memoria comincia ad andare via e comincia a raccontare cose, però sus, noi reggiamo bene l'alcol. Cioè, praticamente il film si basa, appunto, sul fatto che questi poveretti devono uscire da questa realtà che è stata creata da Uta, che succede che però, insomma, un personaggio incredibile che è Gordon, che è questo, tra virgolette, tutore di Uta, che l'ha accolta, perché si scopre, incredibile, che questa città è stata distrutta. Incredibile, è stata distrutta mentre loro stanno tutti quanti là dentro. Si scopre ovviamente che la vera isola, perché tutto questo poi c'è la marina, insomma, non vogliamo proprio raccontarvela tutta bene, così tante volte non l'avete visto, l'ho andata a vedere. Si scopre che la vera isola è distrutta e chi l'ha distrutta? Dicono che l'ha distrutta Shanks. Ci credi, sus? No, non ci credo. Ecco, appunto, infatti si scopre che l'ha distrutta. Spoiler, l'è stata Uta con, purtroppo, la malvagità dentro di sé di Tot Musica, che è questa specie di demone di Tomo di Musica. Alla fine, insomma, Uta purtroppo è controllata un po', perché lei vuole fare in modo che nessuno soffra, alla fine, lei, vedendo un poveretto che muore, viene colpito da un colpo di pistola, lei impazzisce, fa, usa Tot Musica e diventa, insomma, una specie di brutto demone musicale. E quando diventa un, appunto, questa specie di demone che tra l'altro sembra un pianoforte indemoniato, insomma, abbastanza c'è questo combattimento incredibile finale dove c'è il gruppo di Shanks, che in tutto questo è arrivato Shanks, dell'isola e di Reggia da fuori, e il gruppo di Rufy con tutti quanti nel sogno. Questo doppio combattimento contro questa entità demoniaca, vero sus? Insomma, potevano farlo meglio. Sì, è figo il combattimento, per l'amor di Dio, noi non siamo, che siamo animatori o cose così, insomma... Diciamo, un povero scheletro, una pianta del Godovers, mica ci permettiamo di dire niente. Però, insomma, questa cosa della telepatia tra padre e tra Usopp e il papà, insomma, non lo so, è girato un po' così, non ci ha fatto impazzire. E il demone viene sconfitto, e poi Uta si sveglia, non vuole bere l'antidoto, c'è un taglio incredibile e poi Uta è praticamente morta. Più o meno questa è la trama, l'abbiamo fatta un po' alla cazzo, perché, insomma... Ripeto, vogliamo che questo format sia un po' così, un po' raccontato, è come, ripeto, fossimo degli alcolizzati in un bar che raccontiamo così.
Quindi, vi è piaciuto il film? Dopo abbiamo raccontato in breve la trama? Sì, circa, però insomma, non lo so. Cioè, ci sono cose che non ci sono piaciute, tipo ad esempio il fatto che questa cosa di tot musica, noi avremmo preferito una Uta, che proprio Uta fisicamente, insomma, affrontasse i bravi ragazzi. Ci vede lei che a un certo punto usa un'armatura molto figa, tutta dorata, con una lancia, uno scudo, usala! Praticamente Uta dentro quel mondo, quella realtà virtuale che è il suo frutto, può usare tutte le armi, evoca dei soldatini, provocare un sacco di soldatini, quindi può combattere Uta. E invece usano questo top musica un po' così, come se non volessero che Uta venisse colpita. Beh, insomma, ci sta, è delicata, insomma, è carina, insomma, cose strane. Vabbè, insomma, posso dire un commento su me sta? Vai, sus, dì. Allora, il film si può vedere, però insomma potevate farne meglio, ecco. Una recensione rapida di Sus, praticamente un video poteva dare 2 minuti con la recensione incredibile di Sus, bravissimo, no, recensione, insomma, il commento di Sus. E niente, dicevamo, ci sono ovviamente una marea di personaggi, ecco, insomma, veramente ci sono tutti i personaggi, ci stanno immersi della marina, insomma, ripeto, è un buon film, però insomma non ha retto l'hype, ecco, insomma, la gente era impazzita perché c'era Shanks. E insomma, non lo so, Shanks si vede, perché dai, Shanks fa una cosa coattissima, vero Sus? Ah sì, quando affronta, insomma, quello lì della marina veloce, con la luce, e fa quella cosa coattissima che schiva il suo attacco e lo colpisce, incredibile. E poi c'è la scena incredibile quando lui usa l'Haki alla fine, un po' tipo Marineford style, e tutti, tipo, insomma, tutti si cagano sotto, ragazzi, cioè, non fate mai incazzare Shanks, che Shanks, insomma, rompe il culo a tutti. E niente, però il film, perché dai, guardate, insomma, sembra che è una merda, no, insomma, per l'amor di Dio, è veramente un buon film, non diamo voti, no, insomma, non siamo quel tipo di contenuto incredibile, è un, ripeto, un contenuto un po' più così, da bar, ecco, però è perché dai, è un buon film, non lo so, non possiamo metterci a parlare di comparto tecnico, cioè, e tutte queste cose qui, la musica, perché dai, le musiche di Uta sono molto carine, sono molto orecchiabili. Dopo un po' ti rompi un po', però insomma sono belle musiche, insomma hanno venduto milioni di copie, lo stile ci sta, insomma è lo stile di One Piece, ragazzi, però sembrerà brutto da dire, però forse l'anime di One Piece, soprattutto gli episodi di con Kaido, incredibile, Kaido il drago, però il drago cinese, ecco, esatto, dai, Kaido il drago cinese, sono animati quasi meglio del film, non so questa frase di cosa sta, però effettivamente i combattimenti con Kaido incredibili, c'è pure Yamato, mamma mia, Yamato, come sta, non faccia suoni ambigui, è vero, Giusus, questi suoni si fanno solamente a fine registrazione, mamma mia, Yamato, ragazzi, mamma mia, Yamato, mamma mia, come sta, tutto bene, scusi, scusate, però Yamato, mamma mia, Yamato, è incredibile, Giusus, non sei, insomma, Yamato non ti piace, beh, sì, per carità, Yamato, però a me piace tanto, sapessi, chi, Sus, dillo, non mi vergogno, no, Sus, dai, dillo, Nami, Nami, ci sta, però io sono team Robin, schiacciami, mamma mia, Robin, mamma mia, comunque vai, non è il momento di parlare della gnagna di One Piece, comunque pure Uta è carina di design, però insomma si ferma lì, cioè insomma è carina, è kawaii, insomma, queste, insomma, carina, però, insomma, ci siamo capiti, e quindi niente, quindi graficamente la musica a livello ci sta, insomma il livello di suono, insomma, non siamo critici noi, non è che facciamo, insomma, i suoni si sentono bene, le canzoni sono orecchiabili, graficamente ci sta, la storia è una storia, cioè ci sta, ripeto, è che non ci siamo molto affezionati al personaggio di Uta, perché o me la fai da subito cattiva, o questa cosa che lei c'ha il sogno, che tutti vogliono via contenti, sì, vabbè, ho capito, però, cioè, non lo so, sembra che non si capisce se lei veramente ha quel sogno, e lei è controllata da Tot Musica fin dall'inizio, perché lei l'attiva a metà film. Però poi c'ha questi sguardi da yandere pazza, vero Sus? Sì, gli mancavano i capelli rosa. Infatti ce l'ha bianchi e rossi. E se tu mischi bianco e rosso, guarda che viene fuori. No, non viene fuori niente. Pensavo volevo fare la battuta che viene fuori rosa, e invece non viene fuori rosa. Comunque, però Uta porta queste tutine che sono molto kawaii, molto carine. Oggi un sacco di termini giappi incredibili. E beh, insomma, sta. Nel Godoverse era più facile apprendere le lingue. Infatti, noi parlavamo un sacco di lingue nel Godoverse. E diciamo qualche altra cosa. Vedete, quando intendevamo delle, vedi, questa era diciamo la sua armatura, dentro lì, vedete, c'era questa incredibile, con la coroncina, la lancia, evocava i cosi. Insomma, io avrei preferito questa roba qui che combatteva la ciurma, incredibile, no? Che, insomma, il mostro, ve lo facciamo vedere il mostro. Il design di Uta, vorrei farvi notare, praticamente siamo uguali, solo che lei c'ha questa orecchietta più in alto, però, cioè,
Cioè, nota le differenze. Comunque, no, perché il design è carino. Cosa ne pensi? Sus di Utah? Beh, dai, è carina, però, ripeto, c'è cose migliori, ecco, insomma. Però, è carina, è kawaii, vedi, no, ma, insomma, è carina, insomma, sono più carino io. Perché poi, quando fa queste facce da psicopatica, da pazza yandere, questo ci piacevano, quindi io avrei voluto questa Utah così che combatteva, che tirava, faceva cose, insomma, un po' violenta, no, violenza, però, vuol dire. Però, insomma, le crazy yandere piacciono al pubblico, vero Sus? Sì. Perché il pubblico piacciono le yandere. Sì, è quello che ho detto io, Sus. È meglio specificare. Bravo, Sus, che specifica. E quindi, vedi, non lo so, insomma, ripeto. Non lo so, non lo so. Sembra la fusione, dovrebbe essere la fusione tra un pianoforte e un tizio che suona un pianoforte pazzo. Vedi, insomma, non lo so. Quindi questo è sempre Utah Yandere. Insomma, non lo so, non lo so, non lo so. Comunque, non lo so. Quante volte ho detto non lo so? Non lo so. Comunque, per arrivare alla fine di questo incredibile video, lo so, forse questo primo video sarà un bel po' lungo perché dobbiamo, insomma, capire i puntini, seguire meglio i puntini. Questa volta non ci siamo scritti niente, abbiamo seguito il nostro istinto. Vero Sus? Meno male che l'abbiamo fatto. Ecco, bravo Sus. Quindi, abbiamo parlato un po' della trama del film. Abbiamo parlato un po' delle cose che ci sono piaciute e cose che non ci sono piaciuti. A livello di personaggi, ripeto, sono tutti i personaggi di One Piece, di nuovo c'è solamente Utah. E il fatto che c'è un po' di spazio a Shanks, però insomma Shanks è il Chad, è vero Sus? Shanks è un grande Chad, ecco, però, cioè. Abbiamo parlato un po' della trama, così, le cose migliori, insomma, ripeto, la prima parte secondo me è meglio della seconda, perché la seconda vuole essere epica, però, insomma, quella cosa della telepatia tra padre, perché è carino, però, non lo so, c'è un po' la mano in bocca nella seconda parte del film. E per il resto niente, insomma, consigliate il film, ci facciamo la domanda soli, mannaggia, sì, ovvio, se siete fan di One Piece lo vedrete sicuramente, non è che ve lo dobbiamo dire un povero scheletro, una povera pianta, però già, guardate il film, ecco, infatti, e niente, insomma, è un buon film, ripeto, guardatevelo, non vi diciamo di commentare perché magari, ripeto, noi non siamo esperti, volete un'analisi del film, andatevelo a vedere, noi, ripeto, abbiamo fatto un video un po' così, a cazzo, il format è così, una chiacchierata da bar e non siamo ubriachi adesso, pensa se beviamo pure e niente, voi vedete questo video pure perché abbiamo dei costumi fighissimi, cioè, trovate uno che ha un costume così carino di Utah e guarda quanto è carino Sus, con il suo incredibile Sus gam Sus, ecco, quindi insomma, vero Sus, oggi Sus è di poche parole però è sempre partecipe perché entra nei momenti più importanti e lascia il segno, vero Sus. Il mio grande segno. Un po' ambiguo questa frase, però. Comunque, vi ringraziamo. Incredibile per aver visto questo primo episodio. Se vi è piaciuto, siamo contenti. Se non vi è piaciuto, amen. Che cazzo vi dobbiamo fare? E niente. Noi ci vediamo. Non lo so quanti. Avevamo in mente di fare due video a settimana. Però, insomma, la vedo molto difficile. Siamo all'inizio. Siamo poche persone. Uno, due, tre. Insomma, sei contento, camera, di montare un video molto lungo? Guarda quanto è contento questo camera. Mamma mia. In futuro avremo un altro camera. Meno incredibile. Poi speriamo che arrivi. Che, insomma, da una parte non vogliamo che il Godoverse lanci in questo universo altre entità che vengono dal God. Però avremo bisogno di una mano da parte dei nostri vecchi compagni. Mannaggia. Chissà che sta succedendo nel Godoverse. Lo scopriremo in futuro. Comunque. Allora niente, noi ci salutiamo, incredibile, il vostro scheletro Utah vi saluta, non mi metto a cantare. Ah, è vero, ci siamo scordati la musica. Ah vabbè, no, in realtà noi volevamo mettere di sottofondo, l'altra volta avevamo messo in Audi a caso, no? Volevamo mettere Utah, la canzone di Utah, ma poi ci arrivava un copyright grosso quanto il braccino di Sus. Guarda quanto mi muove i capelli. Molto mi piace, quindi vi ringraziamo di aver visto questo video, speriamo che questo format un po' così per passatempo, insomma il tempo giusto, vi sia piaciuto e Sus saluta, ciao ragazzi e tutto, Sus vi saluta, bro fist, ecco, bravo Sus che imita più di Pai e niente, io vi saluto con questi capelli Garnier, mi si stava per volare il vestito e noi ci vediamo prossimamente, prossima settimana dopo questo video, non lo so. Insomma, ci vediamo con il prossimo video di questo format, perché, ripeto, per adesso almeno i format saranno questo format qui e lo show, che però ci vuole più tempo a farlo. E niente, quindi ci vediamo la prossima volta. Volete sapere il tema del prossimo video? Glielo vogliamo dire Sus. Vabbè, dai, su, insomma, se sono arrivati fino a qui meritano un anteprima. Ok. Va bene, allora il prossimo video sarà il secondo episodio, parlerà di Game Award. Oh, ecco, passiamo al tema di videogiochi. E poi ce ne abbiamo altri, insomma, nel futuro. Speriamo vi piace questo format un po' cazzaro.
e anche il nostro primo video, quindi non rompete i coglioni, ecco. Quindi niente, taglio incredibile, quindi incredibile, ci vediamo.